un problema. E il problema c'è, esiste ed è ripetuto. Allora. Allora, no, molto chiaro. Massimo Giannini, qualcuno ha tappato la bocca alla ministra Roccella, che è una ministra di Giorgia Meloni di questo governo, perché vorrei anche ricordare che se utilizziamo appunto le parole un po' così e parliamo di censura quando siamo davanti a una contestazione di giovani, senza atti violenti, senza durata anche molto poco, allora se tutto è censura, niente è censura e quindi già abbiamo un grosso problema. Finora diciamo, abbiamo visto tante censure da parte di questo governo di destra a destra, a cominciare da quelle del servizio pubblico, alle querele di intellettuali, giornalisti, attacchi personali a singole personalità. Insomma, abbiamo visto un po' di tutto. Massimo Giannini, e c'è del vittimismo, come diceva e si chiedeva Katie Latorre prima? Assolutamente sì. Io da questo punto di vista, anche se l'analisi di Guidabardi la condivido, non penso affatto che sia un caso irrilevante, cioè è irrilevante l'incidente, ma è il dispositivo e il meccanismo che c'è dietro e di fronte a quell'incidente che invece è interessante, perché va inserito in un quadro complessivo che è quello che tu hai appena descritto, e cioè il rapporto tra la politica e specificamente questo governo e questa maggioranza e il dissenso generalmente considerato attraverso le sue più diverse articolazioni, che possono essere l'opposizione politica, il dissenso della piazza, la magistratura, la libera informazione. Se noi mettiamo tutto questo assieme, allora ecco che il caso Roccella, che di per sé, ripeto, si liquidava in 10 minuti, guarda, noi questa mattina abbiamo rimesso in circolo un magnifico video di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, che va in un'università, un gruppo di studenti lo contestano. Lui si alza in piedi e comincia a dialogare con questi studenti, come sapeva fare lui, che era uomo che ha fatto la resistenza. Il rettore prova a portarlo via e lui si volta e dice: no, rettore, io resto qua, io ci voglio parlare con questi ragazzi. Vanno avanti 20 minuti, il caso si chiude. Complimenti a Pertini. Certo, la Roccella non è Pertini. Il problema però è un altro, è che di fronte a tutto ciò che è dissenso si pratica il dispositivo per cui si diventa vittime invece che carnefici, tant'è che si dice i veri fascisti sono loro, come ha detto prima Mario Sechi, ricordiamolo sempre, che è già portavoce di Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Il vero problema dell'Italia sono i movimenti dell'estrema sinistra. 15 ragazzotti che gridavano su una platea, è il problema del paese, l'estrema sinistra. No, si fanno le vittime per poter dire che i carnefici sono gli altri. Adesso siamo arrivati al paradosso che il governo non può parlare, il governo che ha in mano le tre reti pubbliche, tutta la RAI, anche Mediaset appartiene alla famiglia Berlusconi, espressione di uno dei partiti della maggioranza, hanno tre giornali, si stanno per comprare un'agenzia di stampa, la seconda del paese, e il governo non può parlare? Su, cerchiamo di essere almeno un po' seri, di avere Mario, un po' di dignità. Mario, le cose con il loro nome. Ed evitiamo, scusa, solo un'ultima cosa, evitiamo di personalizzare, perché l'altra cosa che ha fatto di nuovo la Roccella è chiamare in causa i singoli. Voglio vedere se Roberto Saviano, Chiara Valerio, Nicola Lagioia mi daranno la solidarietà. Basta con questo atteggiamento. Tu, Mario, oggi in prima pagina hai titolato versetti savianici. Ma vi rendete conto di che cosa state seminando in questo paese? Cioè, vi rendete conto dell'odio che inoculate nelle persone? Ecco, si chiama odio, sì, siccome abbiamo visto anche il candidato della Lega che ha detto che bisogna sdoganare l'odio, bisogna avere il diritto all'odio. Allora, è chiaro, Mario Sechi, rapido, ti chiedo di replicare a Massimo Giannini, però è chiaro che dire che qualcuno vuole tappare la bocca al governo, diciamo, questo non esiste in nessun paese al mondo, nel senso che i governi di tutti i paesi del mondo... quelli democratici, i regimi, ovviamente non se ne parla nemmeno, ma non esiste l'ipotesi di
tappare la bocca al governo. No, però esiste l'ipotesi che tu nel senso ovviamente più ampio del contesto in cui stiamo in questo momento, tappi la bocca a una persona che sta esprimendo la sua opinione, la sua visione e gli impedisci di parlare. Quello non è un dibattito, quello è un'altra cosa, tu gli stai parlando sopra. E ti ripeto, cioè, se avete qualche dubbio, leggete cosa il comunicato del Quirinale, e punto. E tutto il resto lascia il tempo che trova. Non è che quando il Presidente della Repubblica si esprime e fa comodo alla sinistra va bene, e quando invece si esprime e sostiene una ragionevole posizione, che in questo caso è del centrodestra, lo si ignora o si fa finta che non esista. Esiste. Si può anche questo non essere d'accordo qualche volta. E quindi come tale va preso allora, in considerazione. Dice Guido, a meno che non si pensi, e io voglio sperare di no, che qualcuno pensi che l'intervento del Quirinale